Siamo fotografi. Siamo videomaker. Siamo stupidi. Fotonerd. Fotonerd. Un podcast per tutti. Benvenuti ad una nuova puntata di Fotonerd. Io sono il vostro carissimo amico Ricky Delli Belli, Delli Rauli, Delli Polli, Delli Molli. Paoli Delli. Paolo Delli. Esatto. Che faceva il DJ, no? Paolo Delli. Esatto. In questo momento purtroppo il nostro amico Riccardo non è presente perché Nikon ha deciso di annunciare lo sviluppo di una nuova ammiraglia, a quanto pare. Luca, ci potresti dire come si chiamerà? Z Paoli. Ah no, scusate. Si chiamerà Z9. Infatti Ricky in questo momento si è vestito tipo da investigatore privato, da detective della CIA, ed è andato, così almeno ci ha detto a me Nico, è andato a provare a cercare di introfularsi all'interno di Nikon, no, di dove producono le camere, per cercare di estrapolare più dettagli possibili. Non sappiamo ancora se tornerà o se verrà beccato e schiavizzato in qualche modo, adesso ancora non lo sappiamo. Guarda Riccardo, io mi auguro che tu possa rubarne una o prendere in prestito, diciamo la verità, in modo che così potremmo vedere un attimino queste nuove mirrorless, in realtà ammiraglie, perché tra annunci di sviluppo e rumor vari, adesso vedremo quali sono le caratteristiche che andranno sul mercato, bisognerà valutare varie cose, nel senso, ho qui davanti dei rumor, ad esempio, della R1 e un articolo dell'annuncio dello sviluppo della Z9. Dovrebbero essere praticamente delle ammiraglie, come ad esempio la Sony Alpha 1. La cosa, tra virgolette, differente dalla Sony A1, che può montare un battery grip accessorio, varie voci di corridoio fanno presagire l'arrivo di queste ammiraglie col battery grip verticale integrato. Ovviamente il sistema che cambia è quello principale, cioè appunto mirrorless, esatto. Si perderebbe totalmente lo specchio, e potrebbe essere, a mio avviso, poi ti lascio la parola Luca, della vera, passatemi il termine, morte delle reflex, esatto, con questa generazione io credo di sì. Ok, allora sì, dici che siamo arrivati a quel momento in cui definitivamente bisognerà salutare le reflex. Concordo. Se per quanto riguarda le R1, ora come ora sono solo rumors, niente di confermato, mentre la Z9, appunto, come ha detto Nico, c'è stato l'annuncio ufficiale, anche se le caratteristiche trapelate ancora sono poche. Trapelato che farà l'8K, che avrà il battery grip integrato e poco altro, ecco, avrà un nuovo sensore e tutto. Però non sono trapelate grosse caratteristiche tecniche. Se davvero comunque R1 dovesse esistere e sarà l'ammiraglia di cui si sussurra con l'arrivo poi di questa Z9, direi che siamo arrivati a quell'era in cui verranno definitivamente messe da parte, dal mio punto di vista, e poi magari sarà il contrario, però dal mio punto di vista, secondo me, quando verranno e se verranno annunciate la R1, specialmente la Z9 comunque è ufficiale, mi sa che sarà la fine della serie 1 di X Reflex e della serie ammiraglia sportiva di Nikon, la D, che adesso siamo la D6, o no Nikon? Nikon, ti ho chiamato Nikon al posto di Nico, ti ho chiamato Nikon. Ecco, una cosa divertente che dovete sapere tutti, tutti mi chiamano Nikon perché il mio nome giustamente è Nico, e la maggior parte delle volte quando mi chiedono che lavoro faccio io rispondo il fotografo, il videomaker, e tutti mi dicono: ah, cosa fai, usi la Nikon? Quindi in realtà non è mai andata così, io me la sono andata a cercare, la prima reflex che ho tenuto in mano è stata una Canon, e ho continuato ad usare sempre Canon. Detto questo, io credo che sia un po' la fine, nel senso, comunque la costruzione a livello di materiali, secondo me, regge tranquillamente il confronto con le ammiraglie, diciamo, con uno specchietto e con un prisma, e per assurdo, da questo punto di vista, comunque ne potremmo vedere un vantaggio, sempre da un punto di vista di peso, poi, e di
di compattezza, passatemi il termine, detto in francese, anche se comunque stiamo parlando di corpi macchina comunque massicci, comunque costruiti magari con delle leghe che ti permettano, tra virgolette, di affrontare delle situazioni sicuramente avverse. La cosa che mi preoccupa un po' sono le caratteristiche video, perché, attenzione, non è che per forza un'ammiraglia di un brand debba per forza avere tutte le caratteristiche sia video che foto. In realtà molte volte le ammiraglie, per quanto siano state utilizzate anche per fare video, soprattutto la serie Canon, ricordiamo la 1DC che comunque era la 1DX Mark I, però in versione cinema, che aveva delle funzioni in meno a livello fotografico, però appunto il trattamento dei colori da parte del sensore e aveva delle porte che permettevano l'utilizzo, cioè nel senso l'utilizzo non fotografico ma cinematografico. E che fu anche, se non sbaglio, una delle prime a fare il 4K, cioè eravamo nell'epoca lì, mi sembra, cioè arrivò sì. In quell'epoca lì del 4K e fu una delle prime di Canon di esatto. Sicuro, mi sembra. Assolutamente, assolutamente, c'era il 4K credo a fino a 30 frame, ma non di più. Poi, secondo me, un'altra svolta storica è stata con la 1DX Mark II, che è stata praticamente utilizzata da Peter McKinnon, ma anche da tanti altri videomaker, per creare contenuti, perché è stata l'unica macchina, e forse adesso possiamo vedere qualche... le stesse caratteristiche nella R5 e nella R6, ad avere un 1080p a 120fps e la possibilità di registrare in log. Il vantaggio anche di quella macchina era appunto, come dicevo prima, il fatto che fosse molto grossa e molto da battaglia. Questo permetteva di creare, grazie allo sfruttamento dei 120fps, dei filmati molto fluidi e molto stabili, che era un po' difficile replicare con altre macchine che giustamente erano più piccole e quindi... Era più presente, diciamo, il movimento della mano. Certo. Detto questo, secondo me le ammiraglie sono sempre nate o sono sempre state annunciate in occasione di eventi sportivi, come ad esempio le Olimpiadi. Quindi la maggior parte delle 1DX, ma anche le Z6, la D6, la D5, solitamente sono state sempre principalmente macchine fotografiche e soprattutto... per l'attività sportiva, quindi una grande raffica, una resistenza a tutti i tipi di ambienti, urti, calore, perché comunque verrebbero utilizzate ad esempio anche sulle piste di un autodromo, dove esatto. Comunque l'asfalto caccia un caldo che è infinito. Ora, le cose che appunto mi preoccupano su queste nuove mirrorless sono proprio queste, cioè se se riusciranno a gestire così bene il calore come lo facevano prima, perché dobbiamo vederla anche da un punto di vista ingegneristico, poi non me ne vogliate, se c'è qualche ingegnere tra i nostri ascoltatori liberissimo di insultarmi, però la questione è un po' diversa, perché prima comunque con una 1DX o comunque con un pentaprisma normale il sensore veniva attivato per quella frazione di secondo per catturare l'immagine. Ora invece il sensore è costantemente attivo. Vero. Per fornire un segnale video. Ora non voglio fare il bastian contrario o quello che trova sempre dei problemi, però... stiamo parlando proprio di questa cosa, cioè la 1DX o la D6 ha un battery grip integrato con una batteria destinata a durare non so quanto tempo e soprattutto per dare la potenza ad un otturatore che comunque ti permettesse di scattare delle raffiche infinite. Detto questo, bisognerà vedere se hanno trovato un modo per ingegnerizzare una batteria con una durata tale da trasmettere sempre il segnale video e di conseguenza di avere la stessa durata delle vecchie reflex, ecco. Esatto, sì, no, magari arrivare alla durata delle stesse reflex la vedo dura. Comunque, se non sbaglio, la 1DX e la D6, D5, quelle macchine lì comunque permettevano di arrivare tranquillamente a 1300-1500 scatti prima di a batteria, quindi diciamo che avevano veramente una durata importante.
Le mirrorless attualmente non hanno ancora una portata simile per tutta la questione che ha detto Nico. Continuo a chiamarti Nikon oggi, Nikon. No, ma va bene così, mi chiamo Nikon. Per tutto il fatto comunque che siano molto più elettroniche, che il sensore sia sempre attivo, quindi diciamo che c'è un consumo anche maggiore di quella che è la batteria e della carica, per forza di cose, quindi non possono reggere come reggevano le reflex. Certamente che farebbe molto comodo, dico, anche solo arrivare a 1000 scatti, ecco, 1000 scatti secondo me sarebbe un risultato decisamente importante per una ammiraglia, per una macchina fotografica ammiraglia mirrorless. Assolutamente, assolutamente. Io, allora, arrivare a 1000 scatti, ma io la cosa di cui sono più curioso è vedere il processore che ci metteranno dentro, perché stiamo comunque parlando della possibilità di superare magari i 20 scatti al secondo, come l'aveva fatto la prima Alfa 9, se non sbaglio, l'Alfa 9 o l'Alfa 9 2, grazie al fatto che, non essendoci uno specchio, non c'era più una limitazione meccanica, ma era una questione di lettura. Esatto. Beh, da quanto hanno dichiarato, Nico, la Z9 avrà un processore d'immagine sviluppato appositamente per questo prodotto, quindi del tutto nuovo. Bene. Allora cercheranno di puntare ai 30 scatti al secondo. Senza crop. Spero. Tutto in digitale. O senza crop o senza blackout. Esatto. E aumenteranno la frequenza di aggiornamento per rendere i tempi reali. Perché? Perché, esatto, tu sei un utente Sony Alpha. Esatto. Ok? E molte volte fai street, o comunque fai molto meno street, ma fai molti ritratti. Sì. Ti ho visto lavorare, quindi comunque fai muovere molto la modella, soprattutto anche ad esempio con delle camminate. Esatto. La mia domanda è, dalla tua esperienza, soprattutto col mirino elettronico, perché tu usi molto il mirino elettronico piuttosto che lo schermo fuori. Sì, sì. Quant'è il tempo di reazione? Perché io con la EOS R e con la Sony A7 III alcune volte percepisco proprio il lag dal mio comando del dito allo scatto effettivo. Ok, no, capito. Sai che voglio essere sincero al 100%, sai che non ci ho mai fatto caso, nel senso, non so se non ci ho mai fatto caso, se molto più probabile la cosa a me non ha mai dato fastidio del blackout, okay, e di tutta un'altra serie di cose, però non ci ho mai dato tanto caso. Sarà che principalmente sempre fatte con la R3, che magari probabilmente regge un po' meglio della mia 7-3, quella questione qua. Okay. Presumo, sto ipotizzando, cioè non lo so. Proprio perché a me non ha mai dato fastidio ad essere onesto. Infatti sono anche molto curioso magari di provare un nuovo modello di questi, tipo la 1, che ha zero blackout, e capire un attimino se c'è effettivamente una differenza. Però a me, onestamente, Nico non ha mai dato problemi. Ok, ci sta. Allora potrebbe essere anche per assurdo soltanto un problema della 7-3 o del fatto che utilizzi delle ottiche che non siano Sony, perché secondo me poi c'è anche questa cosa da valutare. Vabbè, potrebbe essere. Sì, un minimo. Io sono convinto che un minimo di lag ci sia, per una questione di messa a fuoco, anche se il tempo è stato ridotto al minimo, onestamente, soprattutto con le ottiche Sigma. Detto questo, cosa ne pensi di questo 8K che anche questa Z9 avrà? Cioè, questa ormai è partita, la rincorsa all'8K è iniziata. Lo possiamo sdoganare: Canon, Sony, ora Nikon, e si sussurra alcune specifiche tecniche sono trapelate in rete per l'anno prossimo, trapelate in rete, anche qua ripetiamo, nessuna conferma, sono rumors e gente che pubblica da fonti che non sono state confermate, una possibile anche XH2 di Fuji, sempre PSC con l'8K, si sussurra. Ah, anche Fujifilm si butta sull'8K? Questi sono le voci di corridoio che circolano in the web. Cosa penso dell'8K? Io penso che ancora adesso sia una strategia di marketing, salvo per determinate camere, ok? Quindi che siano predisposte per sfruttare questo tipo di potenzialità. Sicuramente non sono ancora queste mirrorless, forse la Sony, ma non perché sono di parte, anzi io vorrei e ci speravo che l'R5 fosse anche un'ottima camera da video, ma purtroppo non è andata così, almeno dati alla mano è un, okay, po' difficile. Quello che sto cercando di dire è che perché mettere l'8K? Come al solito, ottimizziamo il 4K, per favore, produttori.
avere l'8K a noi serve ben poco, non abbiamo i computer ancora per gestirli, perché c'è anche questo discorso. Non ci sono i monitor per fruirne. Assolutamente, è vero che uno fa, vabbè, ma io lo comincio a fare adesso perché così fra 3 anni tutti avranno questa disposizione qua, che era lo stesso discorso che facevamo con il 4K. Esatto. Assolutamente, però boh, non lo so, mi sembra che questa risoluzione sia ancora troppo poco gestibile o richieda uno sforzo immane da un punto di vista di processori. Non siamo ancora pronti, forse un M1X della Apple potrebbe reggere l'8K, ma altrimenti già solo stiamo parlando che l'8K comunque non è che non esiste da ieri, esiste con le Red, con le Monstro, con tutti i sensori che volete voi. Però cioè, dietro ci vuole un'architettura, un computer della Madonna, tutto un flusso di ottiche, di accessori, ventilazione, tantissima ventilazione, ragazzi. Perché? Perché poi dobbiamo parlare anche del tipo di sensore, della gamma dinamica, cioè, non lo so. Sì. Sai che mi sta abbandonando adesso... il computer? C'è qualcosa che non va al mio computer. Dopo 3 anni e mezzo di onorato servizio continua ad accendersi con Mega Trend lì, quella roba lì, quella schermata di avviso Mega Trend, così, e devo andare nel BIOS, che ho scoperto l'altro giorno cos'è, perché me l'ha spiegato Ricky. Non sapevo, ti sparo, non Luca, sapevo cosa fosse. E sono entrato nel, devo entrare tutte le mattine nel BIOS a disattivare il monitoraggio delle ventole. Ah. Non chiedermi perché, io non lo so il perché, cioè in senso, e non mi tiene la data. Quindi non vorrei che sia solo una questione di batteria, che sempre Ricky me l'ha detto, io non lo sapevo, c'è una batteria dentro che probabilmente si sta consumando, però non so se è legata anche alla questione della ventola, sempre quella, cioè non, devo andare a farlo vedere comunque. No, allora avviso tutti gli ascoltatori, la batteria di cui sta parlando Luca è una batteria come quella dell'orologio che serve semplicemente alla scheda madre per alimentarsi e tenere l'orario, l'orario corrente. Allora non c'entra niente con le ventole. No, probabilmente no, nel senso che magari il monitoraggio delle ventole, probabilmente il tuo BIOS, come tutti i BIOS, hanno dei meccanismi di sicurezza per evitare che ad esempio ti si spappoli il processore una volta che ha raggiunto determinate temperature, facendoti disattivare quel controllo. Non c'è più il praticamente monitoraggio. Non essendoci più il monitoraggio, praticamente le tue ventole gireranno sempre al massimo dei giri, in modo da tenere un airflow all'interno del case, ma soprattutto una dissipazione costante al massimo del processore. Quindi sto rischiando di spappolare il processore in questi giorni? I metà e metà. Io gli darei un'occhiata e passerei sicuramente ad un raffreddamento al liquido. Io adesso c'ho l'Aio. L'ho scoperto anche questo l'altro giorno. Io il computer me lo sono fatto fare da uno. Gli faccio: ascolta, fammi un bel computer, 32 giga di RAM, giusto, cosa per fare video, per montare video, per fare le foto. Poi per il resto, cioè, io ho scoperto l'altro giorno di avere la scheda madre Asus A99, boh, qualcosa, non so. L'altro giorno, guarda, dopo 3 anni e mezzo sono andato a vedere che cosa ho dentro il computer. Neanche una roba, neanche una robetta. Comunque, stiamo parlando di. No, lo pagai, cioè, un po'. Lo pagai 2.300 euro. Beh, cioè, cavolo, 3 anni fa, 2002, è tanta roba. Cioè, no, era una bella bestiolina. Però sì, devo portarlo a far vedere. Solo che adesso è tutto chiuso, quindi non so dove andare. Maledizione. No, no, alcuni negozi di elettronica sono ancora aperti. Sicuramente, oppure in qualche modo puoi anche magari cercare H7 Informatica, dovrebbe poterti dare una mano, ma è a Milano. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che H7 Informatica non ci ha pagato per dire questa informazione, ma H7 Informatica, se ci state ascoltando, potreste pagarci dalle prossime volte. Ah, a posto, non sarebbe male. Assolutamente. Comunque, detto questo, sì, esatto, cioè, state preparando dei dispositivi ma che poi non hanno i supporti vari per, appunto, passatemi il gioco di parole, il supporto per il 4K. E guarda, sondando un po' l'etere, è vero, l'8K ti permette di riframmare tutto il resto, ma anche qua, ragazzi, spendere 4.000 euro per avere un PC performante che a malapena potrebbe reggere l'8K, non sarebbe magari meglio studiare un po' di più le regole di composizione o prima di premere REC? Attenzione, arriva il dissing di Nico, attenzione. Trovare un'inquadratura giusta? Poi ovvio, sicuramente
chiedo scusa. No, però aspettate, a chi è rivolto questo? No, questo no, Nico, non devi chiedere scusa, fai come me, attacca tutti, vai, no. Vai. Esatto, allora ci tengo a specificare però una cosa, questo dissing non è rivolto giustamente alle produzioni che hanno che decidono di utilizzare il 4K per questioni pratiche, cioè il reframing in quanto tale, quindi la composizione è già stata studiata, ci possono essere delle piccole variazioni millimetriche che anche su un monitor magari da 17 pollici è un po' difficile vedere, quindi poi in post-produzione si va un po' a riframmare o comunque ottenere delle immagini più stabili o avere un'immagine più pulita andando a comprimere per il 4K, quindi stiamo parlando comunque di produzioni importanti, parliamoci chiaro. Una persona che magari si prende una Fuji o una Sony A1 perché dice vabbè ma prendo questa che tanto c'ho l'8K perché devo premere REC, per favore non fatelo, non è il vostro target. Sembra che sto gridando contro i mulini a vento, ma purtroppo il marketing lo vediamo tutti ogni giorno quali danni crea, tra virgolette. È vero. Detto questo, per il resto non mi sembra sbagliato avanzare, no? Perché questo significa che magari nasceranno dei modelli un po' più economici che avranno finalmente quelle caratteristiche che fino ad adesso abbiamo visto soltanto nei top line. Vero. Per un esempio, l'attesissima, e ti sfido, io l'attendo da tantissimo, è la Sony A7 IV. Ancora non confermata. Io voglio vedere. Però, Sony ha detto che usciranno altri prodotti, altre macchine fotografiche quest'anno. E secondo me c'è la possibilità di vederla, questa 7.4 quest'anno. Dici? Non lo so, per me sai che magari di solito quando le annunciano febbraio, come hanno fatto con la 1, gennaio, febbraio, di solito gli annunci avvengono a settembre, ottobre. Per me potremmo vedere un annuncio di qualcosa a settembre, ottobre. E io sono molto curioso perché sarei veramente sono curioso di vedere cosa avrà al suo interno questa 7.4. Ah, questa 7.4 tu pensi che possa avere ad esempio una ventola? Mm. No, non penso. No. Non penso, no, non penso. Però secondo me sarà una via di mezzo tra una... Adesso non vorrei dire Sony A1 perché è l'ammiraglia totale, ecco. Però secondo me sarà un prodotto più costoso rispetto al passato, rispetto a quanto costava... A 7.3. Quello me lo aspetto anch'io. E sarà un po' un miscuglio tra una R4 e una 7S3. Un po' come era in passato la 7.3, ecco, che era un miscuglio tra la R2 e la S, ecco. Secondo me continuerà su quella linea qua, però avrà delle caratteristiche secondo me molto interessanti. È così a sentimento. E io so che Nico te ti prude il capello nell'attesa di vedere come sarà questa 7.4. Allora, non nego che sono curioso. Molto curioso, ma allo stesso tempo appunto mi spaventa il prezzo, tra virgolette, nel senso che effettivamente, giustamente, come un'azienda si rende conto di aver fatto un prodotto irresistibile, economico, che risponde alle richieste dei clienti e che molti l'hanno comprata, perché diciamo che Sony A7 III è stata la camera del 2019 praticamente. Certo. Per quanto riguarda foto e video, attenzione, perché comunque anche a livello foto è un'ottima tuttofare, che ha dato tra l'altro il via, ricordiamo, ad un sacco di reverse engineering da un sacco di marchi, quindi Tamron ha creato una linea apposita per Sony, Sigma ha creato una linea con l'attacco FE, Viltrox, tutti i marchi si sono lanciati, perché Sony in un certo senso diciamo ha lasciato un po' andare, tra virgolette, o magari ha concesso, non gliene è interessato più di tanto, e per fortuna è andata bene, nel senso che sono stati tutti contenti, è stato un win to win, vediamola così, perché tutti comunque hanno comprato, ne hanno magari risentito un po' i G-Master, però anche lì i G-Master si vede che sono comunque delle ottiche pro che rispondono molto bene a Sony, che vengono utilizzate appunto ad un livello super ultra iper mega professionale, però diciamo che Sony ha deciso vabbè facciamo così, per chi è affezionato a Sony
prende tutto Sony, però non è detto che io non possa infilare Sony in quella parte di mercato che si può permettere magari di spendere 2000 euro, e quindi Sony ha girato tantissimo. Esatto, non è vero, però perché non ho finito, scusa Nico, vai. No, era questo. No, stavo dicendo, secondo me per forza deve essere quella, perché allora, stando le parole dichiarate, allora, perché gli hanno chiesto quale sarà la sfida che la divisione fotografica di Sony dovrà affrontare nel 2021, e hanno risposto: continueremo a sviluppare i nostri modelli per allargare il mercato e consolidare la nostra posizione di leadership. Lanceremo altre fotocamere durante il 2021, non solo Sony Alpha 1. Ora, se ci pensi, è uscita l'Alpha 1, è appena uscita la 7C, che è il nuovo modello, quello full frame piccolino per chi vuole la portabilità. Adesso c'è la versione R4, quindi comunque dubito che ci possa essere una R5. È appena da poco uscita la 9.2, è appena uscita la 7S3. Cioè, nuove fotocamere, o arriva qualcosa di nuovo ancora, ma non ci vedo il senso io, onestamente, con tutte quelle linee qua. O secondo me si tratterà per forza di cose di A7 IV. Cioè, se no cosa vai a introdurre, se no? C'è già tutto del resto. Sì, molto. Allora, in realtà questo sì, ma secondo me anche una linea un po' più economica di FX. Perché... Però fotocamere, ha detto. Fotocamere? Sì, ha detto fotocamere, non cineprese. Contando che anche in quel caso qua comunque adesso uscita la FX3, quindi sono coperti. FX9, FX6, FX3. Quindi sono coperti. E allora sì, per forza... O lanciano qualcosa la sotto i 1000 euro. Ti immagini? Anche. Non so, tipo che non sia PSC, una super mega ultra, però c'è già la 7C, che comunque non è entry level perché ha delle caratteristiche incredibili, però che si posiziona comunque in un mercato, diciamo, per chi vuole qualcosa di più compatto e un pochino più non così tanto costoso. Non lo so, per me è per forza 7.4, dai, che cos'altro è? A meno che saltano una generazione e fanno un R5, ma non ci vedo il senso. No, non credo che faranno un R5, a meno che non stiano parlando di... Oppure è un buon compromesso tra la risoluzione della R e la... No, e quella però... è la 7.4. È la 7.4, sì, hai ragione. Dai, è la 7.4, abbiamo capito. È quella. Allora, io facciamo così, Nico. Io punto 50 cents che a settembre/ottobre Sony annuncerà la 7.4. Ah, alla grande. Sì, punto tanti soldi, 50 centesimi. Beh, 50 centesimi comunque. Guarda che sono vecchie 1000 lire, Del vecchio conio. Del vecchio conio. Del vecchio gonio. Invece ti piace l'idea che ci sia, per concludere il discorso sulla Z9, questo battery grip integrato, anche se è una mirrorless? Ma io sì, assolutamente, perché cioè deve essere giustificata questo tipo di battery grip da, effettivamente, come dicevo prima, da un problema fondamentale, quello di prendere tutta la parte di professionisti che è sulle piste, che è sui campi da calcio, che è sui campi da basket, che lavora, che di durabilità, di scatti veloci e di affidabilità da un punto di vista di robustezza. Ok, è giusto che ci sia il battery grip così grosso, perché mi devi dare una batteria che mi deve garantire delle prestazioni molto elevate con una trasmissione di segnale video continua. Esatto. Anche l'ergonomia, adesso, ci sta una bella ergonomia. Anche l'ergonomia, sono d'accordo. Ci può stare bene. Vedremo, sarà... Comunque hanno detto che la vedremo nel 2021, quindi... Quest'anno arriva. Ah, si lanciano già quest'anno? Sì, si lanciano già quest'anno, così, pam, a secco. Ah, mi piace, intraprendente, mi piace. Sì, si sono lanciati, sono più che contento. Speriamo che non facciano cappellate, ecco, passatemi il termine, dai, diciamoci la verità. No, quello lo speriamo, sì. Però solitamente sulle ammiragli è un po' difficile, non tanto che facciano cappellate quanto che ci sia qualcosa che non funziona, cioè di serio, ecco. Anzi, io sono convinto che questa cosa l'avrebbero, non dico potuta fare quest'anno, che avrebbero potuto lasciare, tra virgolette, indietro l'ultima ammiraglia, ad esempio, della Nikon, la D6. Ok.
non è ancora chiaro, cioè io non ho ancora capito perché l'hanno fatta, però ci può stare perché magari erano lì in dirittura d'arrivo, era già in fase di sviluppo e probabilmente sarà una delle ultime Reflex. Assolutamente, mi dispiace un po', però ragazzuoli, voi che ci ascoltate, che amate il mondo Reflex, mi sa che siamo veramente arrivati alla fine di un'era, siamo arrivati al capolinea, al tramonto del mondo Reflex. Ormai noi dichiariamo questa fine, assolutamente, sì, scommetto altri attenzione soldi su questo, sì. Attenzione però, fermi tutti, questo non significa che non bisogna sapere cos'è giustamente un pentaprisma o uno specchio, perché ovviamente quando noi diciamo che il mondo delle reflex è morto, in realtà ci rivolgiamo di più un po' al campo professionale, perché comunque secondo me le entry level, dove le aziende comunque in un certo senso guadagnano molto più margine, continueranno ad esserci. Però nel momento in cui i professionisti riescono a fidarsi totalmente di dispositivi totalmente elettronici, allora moriranno, e secondo me siamo molto vicini. Ricordo a tutti che comunque farsi un giro con il pentaprisma non è una brutta cosa. Assolutamente. Tra virgolette, noi ci sentiamo tra virgolette autorizzati, ecco, a non sentirci in colpa, perché adesso usiamo soltanto mirrorless, perché siamo passati da quella parte lì dove non sapevi, cioè ti affidavi totalmente, solo ed esclusivamente all'esposimetro, quel famoso esposimetro. Luca, è vero. Confermami questa cosa. Dimmi. Tu lo guardi più l'esposimetro? No, con la mirrorless, okay. No, con la Sony no. Okay. Lo dico, vado a occhio, okay. Vado a occhio proprio. Lo dico in modo proprio spudorato, ma quello è corretto. L'avanzare tecnologico, ci puoi fare poco l'esposimetro. Fai bene che dopo un po' comunque l'occhio ce lo fai, cioè in senso occhio vedi ormai quando l'esposizione è corretta. Certo, nelle reflex non potevi vederlo perché non avevi il mirino elettronico, però dico con la mirrorless dopo un po' l'occhio si abitua, comunque il mirino riconosce quando l'immagine è esposta nel modo adeguato. Cioè, assolutamente, sbagliare assolutamente, una foto oggi è difficile, raga. Diciamolo chiaramente. Sono d'accordo. È molto tosta sbagliare. Cioè, puoi sbagliare la composizione, quello assolutamente. Io dico, è difficile sbagliare ad esporre un'immagine, ok? Che poi lo fai nel modo giusto o sbagliato, quello non lo so. In senso, magari uno mi spara gli ISO a manetta anche se non serve, mi chiude iper il diaframma anche se non serve. Però l'occhio ormai con le mirrorless sa riconoscere quando un'immagine si vede abbastanza bene a livello di esposizione. Poi se muovi le rotelle a caso o se le muovi con senso di causa, questo è un altro discorso. Vero, 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 vero. Ti devo dare... L'importante è che si può dire addio alle reflex e passare alle mirrorless, ma non possiamo dire addio alle macchine fotografiche per gli smartphone. Ecco, lo voglio ribadire anche in questo, contesto. Assolutamente, no. Assolutamente d'accordo. Continuo anch'io a sostenere che... ragazzi, non esiste sicuramente siamo arrivati a dei livelli pazzeschi, siamo arrivati al punto di poter creare dei film con gli iPhone, si possono montare per assurdo anche le lenti cinematiche sopra gli iPhone, ed è stato fatto direttamente da Apple. Però non siamo ancora a quel livello, si vedrà ancora la differenza, la profondità, i colori, il contrasto, mi dispiace, non c'è nulla da fare. Mamma mia Nico, quando dici quelle cose qua mi ecciti tantissimo, vorrei qua con me in questo momento. Amore, assolutamente, io ti aspetto caldamente a Milano. Non posso uscire da Faragela d'Adda. Troveremo un modo. Quest'uomo deve fare sesso con me. Ah, ok, prego. Odor. Passi pure. Odor, trova un modo. Odor. No, vabbè, questa era pessima, però chi sa chi ha visto. Esatto, sa chi... Chissà. Io sai che non ho mai visto Game of Thrones? Cazzo, ti ho fatto uno spoiler gigantesco. Vabbè, tanto te lo dimenticherai molto presto. Assolutamente sì, assolutamente. Ho fatto uno spoiler gigantesco. No, non ti preoccupare, no, non ti ricordi neanche più cosa ho detto. Dai, non ti ricordi neanche più cosa ho detto. Esatto, no, mi hai detto odor. Vabbè, ma ragazzi, il meme di odor ce lo ricordiamo tutti. Ma no, ma però, parlavo di odori che sento nella stanza, perché capito?
Che odori senti? Sento... Allora, i nostri ascoltatori che purtroppo non hanno ancora inventato, non hanno inventato il l'odorcast, cioè no. ragazzi, un podcast fatto di odori. Madonna, ma di cosa stiamo parlando? Se c'è il podcast a tema pizza o a tema hamburger, io sono il primo. Mamma mia, profumo di pizza e di hamburger che... Non di sushi perché non ha profumo tecnicamente quasi, però... Esatto, esatto. Pensa che probabilmente potrebbero nascere anche purtroppo dei podcast con... profumo di merda. Aroma di scorreggia, esatto, esattamente. Profumo di... Odore di scorreggia. Ma. Vai, dimmi. Esatto. Dimmi. Sì, che poi si creerebbero comunque i fanboy di come registrare meglio gli odori. Cioè, sarebbe assurdo. ASMR con le puzzette, sì. Esatto, esatto. No, ma non solo a livello audio, cioè, immaginati dei nerd... Come ci sono i nerd dell'audio, no? Come ci sono i nerd delle videocamere, come ci sono i nerd delle fotocamere. Immaginati i nerd dei dispositivi predisposti per registrare e riprodurre gli odori. Cioè, qua stiamo rasentando il Matrix. Ed è fantastico. No, non farmici pensare. È vero. Parliamo di una cosa. Dimmi. Questa è una cosa importante. Ti butto giù, sia a livello campagna foto, sia a livello di campagna video, tu come rappresenteresti un profumo? Wow, ah così questa, no, dovete sapere ragazzi che io e Nico avevamo detto oggi di cosa parliamo, questa non era una domanda preventivata, mi ha fregato in pieno, attenzione, così a secco. Allora, cosa farei per una campagna di profumi? Allora, innanzitutto la prima cosa che farei è documentarmi sulla storia del profumo per capire comunque se ha degli indirizzi, un mood specifico, no, con il quale hanno sempre rappresentato il profumo, e cercherei di capire ovviamente quali idee sono già state fatte prima che mi viene un'idea che è un doppione effettivamente. Così da zero cosa farei? Allora, è una bella domanda. Allora, sicuramente userei una femmina e un uomo per fare ok, ce l'ho Nico, però questo qua, vai, cavolo, vai, questo vai, qua vai. È un servizio fotografico che io volevo fare veramente. Dici che se adesso lo dico qua qualcuno lo farà prima di me? No, non credo, anche perché qui in questo momento stiamo registrando. Okay. Vabbè, non aspetta, facciamo così, ti semplifico la cosa, okay. Perché il mio discorso non era proprio andare finire nello specifico, però il mio obiettivo era quello un po' di far capire a tutti quanto può essere, tra virgolette, potente un'immagine in movimento o una foto per in qualche modo invogliare assolutamente una persona ad acquistare una cosa che non può, non sa, tra virgolette, che odore ha. Ok. Perché la carta non te lo dice, la televisione non te lo dice. La voce te lo può dire solo ed esclusivamente. Esatto, te lo può dire solo ed esclusivamente tramite delle immagini. E nonostante questo, i profumi si vendono. È vero. Io però farei una cosa molto elegante e anche con tempo cinematografica, cioè quasi come se gli scatti fossero dei frame presi da un film o da un video. Quindi magari partire con una ragazza o un ragazzo, ok, poi dipende dal profumo, che si stanno preparando per esempio in hotel per andare a una serata di gala, una roba del genere, con queste immagini tutte in orizzontali che richiamano un pochino, diciamo, il 16 noni cinematografico. E magari mentre si prepara, anche con un po' di colori particolari, sempre mettendo in risalto il profumo, quindi il profumo deve cadere sempre all'occhio, ok? Magari sfrutterei anche una limousine mentre va al galà, con un'immagine che si spruzza il profumo mentre è sulla limousine, e una magari mentre scende dalla limousine con il profumo, cioè fare qualcosa comunque di elegante. Adesso questa è la prima cosa così che mi viene in mente, sempre con taglio comunque orizzontale e cinematografico, ecco, niente verticale, okay. Farei una cosa cinematografica, come se fossero frame estrapolati da un video. Molto carino, molto bello, ci può stare. Quindi però il tuo sarebbe più un approccio cinematografico, nonostante tutto, non commerciale, sì, barra promozionale, esatto, tipo sì. Location super wow. Sì, sarebbe un po' più diciamo autoriale, tra virgolette, meno commerciale nel senso classico. Ok, una roba del genere. Ok, ti seguo. No, assolutamente, era una curiosità perché comunque era anche un monito, tra virgolette, per ricordare che un'immagine
è una cosa che comunque può in un certo senso invogliare, risvegliare i vari sensi, nonostante tutto. E, assolutamente. Appunto, non è detto che magari un profumo debba per forza essere girato in 8K per fare in modo che la gente lo compri. È vero. Basta, poi però l'unica cosa, ricordatevi comunque ragazzi, che il protagonista eventuale, quando fotografate un prodotto, che non sia solo fotoprodotto, quindi uno still life, no? Un'immagine su sfondo bianco nero, però il protagonista, anche quando usate esseri umani, persone così, deve essere sempre il prodotto, quindi l'occhio, la luce, dove cade la luce maggiormente, che concentra l'occhio, magari sfruttare anche i terzi, sfruttare una composizione centrale, far tenere in mano però in una posizione in cui ricada l'occhio anche grazie alla luce, come dicevo prima. Cioè il protagonista, come Nico tu lo sai perché hai fatto comunque qualcosa a livello di prodotti, certo, deve essere il prodotto, altrimenti si sta fallendo l'obiettivo. Allora sì, questo è assolutamente vero. Però diciamo che negli spot effettivamente gli si deve attribuire la conclusione. Cioè, non so se hai notato, ma se analizziamo tutti gli spot, allora nelle foto, nella campagna, solitamente viene messo lo scontornato in un certo senso nel frame sulla campagna, diciamo, pubblicitaria. Per quanto riguarda invece la parte video, se stiamo parlando di uno spot magari di 30 secondi, L'80% effettivamente è il raccontare l'aroma, tra virgolette, esatto, la fragranza. Esatto. Dopo, alla fine, ovviamente c'è il beauty shot della boccetta o comunque del marchio. Perché, nonostante tutto, se tu lo guardassi senza l'ultima parte, capiresti che si parla di profumo, ma non sapresti mai di quale profumo si sta parlando. Esatto. Quindi, in realtà, purtroppo, per quanto riguarda i profumi, c'è ancora questo obbligo, ma non credo che neanche che sia un obbligo, sia etichetta. Cioè, nel senso che, ovviamente, se voi guardate la televisione senza l'audio e senza niente, se vi trovate davanti, se vi doveste trovare davanti una pubblicità del profumo, sapreste inconsciamente che è di un profumo. Non per forza, a parte Paco Rabanne, ad esempio, però sapreste che è di quel profumo lì, cioè, o comunque che è una pubblicità dedicata ai profumi. Non so quante volte ho detto profumo, ma profumo di, esatto, mare, di mare, bronzatissima, sì, ma di mare. Ti amo e tu lo sai, tutti abbiamo voglia, voglia di mare. Di mare, voglia di mare. A proposito, ti è mai capitato di fare qualche shooting al mare? Sì. Non d'estate, okay. Ma allora d'estate, ok, abbastanza facile. Io, cavolo, ho sempre questo desiderio di andare ad aprile, maggio. Sì, sì. Sabbia ancora un po' bagnata, purtroppo, ecco, rimpiango un po' di non averlo potuto fare, però. Io ho il sogno di andarci in inverno, invece, che voglio beccare una giornata di mare mosso, foto in bianco e nero, la tipa con una giacca pesantissima addosso, cioè voglio la depressione pura, cioè nelle immagini, capito? Ah, cioè proprio bene, una profondità perché la deve poetica, esorcizzare. Sì, un Leopardi che va oltre la siepe, cioè si ritrova in questo mare burrascoso, una roba del genere. Voglio la depressione, cavolo, sempre. Bianco e nero, mare mosso, e ce la butto pure in acqua la modella, vai via, annega. Ma no, sto scherzando. No, stavo pensando, ho detto vabbè. Mettiti lì sul ponte, sì che c'è il mare mosso, bello, dai, poi do un calcio tipo questa e sparta, la butto giù in acqua e faccio le foto mentre cade giù. Pazzesco. Abbiamo capito che ragazzi, se mai Luca vi dovesse chiedere di posare al mare, non andateci, cioè, o comunque non in inverno. Decidete di andarci non in inverno, o comunque vi consiglio, stanno andando un po' di moda, di mettere proprio i giubbini, quelli salvagenti, ok? In modo che così quello è l'outfit che avete deciso e non c'è molto da dire o da fare. Mamma mia. Vabbè, dai, Nico, diciamo che siamo passati dal trash, quello delle donne nude, tacco a spillo nelle due ditte abbandonate, al mio ti lancio nel mare. Però vabbè, dai, no. Comunque, per ricapitolare questa puntata, ci abbiamo dato dentro con un po' di tecnologia e con un po' di perfume. Detto molto in francese, molto emozionante, no? E anche con la voce un po' caliente. Perfume.
Madonna mia, cioè, do you understand Farage Radada state of mind? Comunque, il profumo di Farah. Comunque, per concludere, Nico, ti volevo dire che mi è arrivato un messaggio in questo momento da un'agenzia governativa. Mi hanno appena detto che hanno beccato Delli, un certo Delli Ricky Paoli, Paoli Delli Ricky, Ricky Paoli Delli, mentre cercava di infiltrarsi nella sede ufficiale di Nikon, e che in questo momento è stato arrestato e verrà portato in un carcere di massima sicurezza con vista su una scogliera di 300 metri. È quel carcere lì dove lo picchiano tutti i giorni senza nessun preavviso? Sì, tipo una roba, sì, un po' alla Azkaban, ecco. Ah, ok. Riccardo, grazie per il coraggio. E se non sbaglio, stranamente verrà ritrovato un testamento dove specifichiamo, Riccardo non è morto, però cioè, questo testamento è se finisci in carcere, quindi questo testamento che ha la mia calligrafia, ma non fateci caso, c'è scritto che Riccardo mi lascia tutta la sua attrezzatura, tutti i suoi computer, la lascia a me. Grazie Riccardo per esserti immolato, io sono molto contento. E, chissà chi ha fatto la spia mentre era là che cercava. Chissà. Aspetta un attimo, mi sta squillando il telefono. Ah, Nikon Headquarter. Ok, va bene. No, niente, mi sa che devo riscuotere anche una ricompensa da parte loro. Io ne approfitto per... Non diciamolo a Ricky, quando e se mai uscirà. No. Ho pagato il carcere per farlo rimanere a vita. Cosa? Qua mettiamo sopra un beep. Vabbè. Comunque ci stava. Bene, io saluto tutti, ringrazio tutti quelli che ci ascoltano, vi vogliamo davvero bene e approfondiremo sicuramente un'altra volta questo discorso dei profumi. Esatto, che ci sta bene. Esatto. Ciao a tutti e alla prossima puntata.